Un drammatico incidente sul lavoro in Valle d'Aosta ha causato la morte di Sandro Pepelin, 70 anni, imprenditore valdostano, ex sindaco di Jovencane, titolare di un'impresa edile. L'uomo, secondo quanto emerso, stava scaricando delle lastre di cemento precompresse da un camion quando una di queste, per motivi ancora da chiarire, si è sfilata dalle braghe che le tenevano legate ed è scivolata fuori dal mezzo, schiacciando l'uomo e ferendo un altro operaio. Trasportato d'urgenza in ospedale, settantenne, morto poco dopo il ricovero. L'altro operaio rimasto ferito è Veglio Dal Dosso, di 51 anni, ora ricoverato in prognosi riservata. La vittima, secondo quanto emerso, stava lavorando all'interno di un cantiere di sua proprietà per la costruzione di un B&B. Il cantiere è stato posto sotto sequestro.